Anna, poi l'altra, dai. Avete fatto io, qua, Buongiorno, non vi chiamo bimbi ma vi chiamo ragazzi, perché adesso voi state crescendo, siete i più grandi della scuola e quindi a maggior ragione voi dovete essere ancora più responsabili e consapevoli di questa giornata, la festa degli alberi. Nei giorni scorsi presso la scuola elementare di Ischia Guglielmo Marconi è andata di scena la festa dell'albero. Location dell'evento è stato il piazzale che circonda lo storico edificio scolastico dove si sono alternati gli alunni delle varie classi i quali alla presenza degli insegnanti e della dirigente Lidia Gentile hanno piantumato ben 4 alberi da frutto donati dal comitato spontaneo Ischia. Durante la mattinata di festa sono stati diversi i brani e le recite interpretate dai bambini. Al termine della festa dal pollice verde, Ennio Anastasio, rappresentante del comitato spontaneo Ischia, ha voluto ringraziare coloro che hanno contribuito alla riuscita dell'evento. È stata veramente una bella iniziativa quella fatta con appunto il 21 novembre, la festa dell'albero al Guglielmo Marconi. È stata una festicciola nel vero senso della parola, ha richiamato tanto anche sulla stampa e esprimiamo appunto soddisfazione come comitato spontaneo, un comitato di cittadini che effettivamente è attivo da parecchio tempo ormai sull'isola di Ischia. Anche l'amministrazione comunale è rimasta soddisfatta, presente con l'assessore Isidoro Di Meglio, e voglio ringraziare in particolar modo a nome di tutti effettivamente il corpo docenti del Guglielmo Marconi, sicuramente la dirigente Lidia Gentile e l'agronomo il dottor Giovanni Di Meglio, che è venuto effettivamente a spiegare tante belle cosucce in termini di agraria ai bambini.